Buonasera, buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con il terzo tempo live, le 21 e 6 minuti in diretta da studio dopo l'intervista post partita di Enrico Giancarlo. In realtà silenzio stampa per i tesserati del Pescara, non ha parlato neanche Luca Leone, l'unico a parlare è stato Zeman in conferenza stampa. Buonasera Bruno Pace. Buonasera a tutti gli spettatori. Sì. Allora, dobbiamo parlare dell'ennesima rimonta subita, questa volta però con sconfitta, sembrava in totale controllo il match nel secondo tempo. Invece è finita 4-2 per il Cesena, tanti errori. Sì, insomma, continua tu perché qua ormai potremmo vedere il libretto, sono ormai 5-6 partite che noi vinciamo con largo margine, mi ricordo il Frosinone 3 gol, Avellino di qua di là, e adesso oggi addirittura sembrava impossibile che un Entella due mesi fa e oggi potesse, non entravano neanche in area di rigore, erano in balia completamente della nostra squadra, da farti pensare, ma questa è una squadra forte, si sta riprendendo, per poi immediatamente pensare, ma che squadra è questa? Cioè, è una, l'altra volta ti dici sono confuso, adesso sono ancora, insomma, di più. Esterrefatto, strano, perché una maledizione, non credo a queste cose, proprio è la squadra che a un certo punto perde di consistenza, perde di fiducia. Infatti è così, questo nel calcio capita spesso, io ho visto il Cesena dopo che è andato sul 3-2 ha fatto anche delle buone manovre che prima non ci avresti mai pensato potessero fare delle manovre decenti, quindi c'è anche la pressione poi nervosa, morale, se tu ci metti che questa storia si ripete ormai da tanto tempo eccetera, c'è la preoccupazione, la classifica comincia a esserci, insomma. Assolutamente, abbiamo detto ennesima rimonta subita, la quinta per la precisione, questa volta però con sconfitta perché nei precedenti circostanze era venuto fuori il risultato di parità contro Frosinone, contro l'Entella, contro la Salernitana, contro la Ternana nel penultimo turno, questo pomeriggio invece a Cesena è finita 4-2, il Pescara due volte in vantaggio, è stato raggiunto dall'11 di Fabrizio Castori, poi ha avuto anche la palla in realtà del 3-2, purtroppo mancata da Stefano Pettinari che tra l'altro aveva segnato un grandissimo gol su assist di Brugman per il momentaneo 2-1, alla fine sono arrivati due gol evitabilissimi da parte del Cesena, l'ultimo però al 50esimo del secondo tempo, all'ultimo respiro su classica azione di contropiede è stato Doncor, c'è da dire che il Pescara ha chiuso in 10 uomini, al 90esimo è stato espulso l'ex Cesenate Doc Luca Valzania per un intervento scomposto commesso a centrocampo ai danni di Sbrissa. Andiamo al telefono. Pronto Rete 8 Sport, tra poco le immagini di questa partita, le azioni più importanti della gara. Parliamo con Massimo, ciao, sono Mauro, scusi. Ciao Mauro. Niente, io volevo ricordare una frase di Paolo Marchetti all'inizio del campionato, insomma, quando sta il tuo ospite il lunedì, sì. E che diceva che questa squadra, anche con l'impegno, era difficile che potesse retrocedere. Io sono d'accordo con lui, però l'impegno ce lo stiamo mettendo, insomma. Voglio dire, le solite cose, c'è il mister là che parecchie volte lo ha detto, questa è una squadra che dall'inizio che lo vediamo, al di là di Balzano che ha giocato soltanto una partita, a me sembra che come personalità non ce ne sia in nessun elemento. E questo fa la differenza, perché praticamente poi gli sbagli sono frutto di quello. Zampano praticamente lo commette sempre, ma anche il secondo gol, Mazzotta lì abbassa la testa, oppure lo mette in calcio d'angolo, oppure non fa niente, oppure lo rimette in mezzo, sì, di testa. Hai ragione. Tanto c'è stata poi la deviazione sfortunata di Brugman sul gol. Sì. Comunque Massimo, sai che ti volevo dire? Sì. Il terzo tempo live di ieri sera, sì, ha intervistato Augusto Gabriele. Sì.
che ci ho giocato insieme quando ero ragazzino, che lui faceva i gol sul calcio d'angolo, insomma, io dopo Bruno Pace è il miglior talento abbiamo avuto a pescare. Lo diceva anche Sacchi, perché è stato con Sacchi a Parma e a Cesena prima, Augusto Gabriele, che non ha mai avuto l'onore e la fortuna di giocare col Pescara. Hai ragione, era un centrocampista di grandissime qualità. Il 64 era... No, del 62, 62. 62, perché 62. 64. Allora Massimo, lui, ripeto, a 12-13 anni a noi facciamo partitelle al coso, sì. Insieme al campetto lì alla Terno a Pescara Sud, insomma. Sì. Lui segnava da calcio d'angolo, fortissimo di testa, e a scuola quando facciamo le corse di corsa campestre arriva sempre primo. Non so come non abbia fatto... Cioè, una carriera diversa. È vero, hai ragione. Comunque, ripeto, dopo Bruno Pace è il miglior talento che abbiamo avuto. Ma sei troppo buono. Grazie Mauro. Grazie per l'intervento. Mauro è un esperto e un tecnico di valore. grazie ciao, Mauro. Grazie ciao, per ciao, il ciao. Contributo. Tra l'altro, a fine partita, Zeman ha tardato a raggiungere la sala stampa perché c'è stato un vertice nel chiuso dello spogliatoio dello stadio Manuzzi tra i giocatori, lo stesso allenatore della Pescara e i dirigenti, naturalmente era presente Sebastiani. È stato deciso per il silenzio stampa dei tesserati, ha parlato solo Zeman. Queste le dichiarazioni più importanti rilasciate dal tecnico boemo: il presidente non è contento, è preoccupato, io no, fino a quando giochiamo così? La panchina traballa? Domanda fatta da un collega. Le panchine sono fisse, non si muovono molto, io sono soddisfatto della prestazione offerta nella ripresa, purtroppo in occasione dei gol abbiamo commesso errori. Zampano zoppicava, non l'ho cambiato per l'ingenuità in occasione del secondo gol. Bruno, ma anche zoppicava anche Coda, anzi del primo gol. Coda si è infortunato, insomma ha avuto qualche problema di natura fisica, tra l'altro ha disputato un'ottima partita, a mio avviso al suo posto è entrato Stendardo al 34esimo e si tratta del debutto stagionale con la maglia. Vedendo la partita all'inizio si pensava alla povertà del Cesena, insomma, sì. Perché non riuscivano neanche a fare un tiro, hanno fatto un tiro al primo minuto, al secondo, che Fiorillo mi sembra abbia deviato sul palo, altrimenti non erano neanche, quindi ho detto è una partita tranquilla, e dopo essere andati in vantaggio, dopo che il loro portiere aveva fatto miracoli, tre o quattro volte appunto, sì, su azioni del Pescara. Però questa è una storia che è accaduta lo stesso col Frosinone, insomma non ripetiamo le 5-6 volte in cui la squadra talmente lentella, non era mai entrata in aria, ha fatto due gol, insomma cose assurde. Perché? Posso dire una cosa che abbiamo sentito tutti alla televisione, forse ha ragione lui, va bene, ma che ho sentito Zema, dicevamo 2-1, così ha detto Barone, a Zampano e a Del Sole, voi restate solo avanti, va bene, sì è bello restare avanti, piaceva pure a me quando riuscivo ad andare avanti, però un minimo, cioè, un minimo di accortezza bisogna averla. E però comunque... Zeman, da grande professionista qual è, perché lo è, al di là di tutte le sue stranezze, è alla ricerca secondo me della quadratura del cerchio, non ci riesce ancora, e quindi questo spiega anche le 19-18 partite, 18 trasmissioni diverse eccetera, però ormai deve cominciare a stare attento anche a guardare un pochino la classifica, anche perché il Cesena ha agganciato il Pescara. Abbiamo in collegamento telefonico il nostro inviato Enrico Giancardi, magari non so se c'è qualche novità, probabilmente no, però voglio solo ricordare che i numeri di solito non mentono, perché è vero, oggi il Pescara del secondo tempo ha disputato un'ottima partita, forse il miglior secondo tempo della stagione, ma alla fine dobbiamo fare i conti con i risultati: 4-2 per il Cesena, quinta sconfitta nelle ultime 8 partite per i biancazzurri, e tra l'altro per quanto riguarda la differenza reti, in questo lasso di tempo il Pescara ha segnato 11 gol ma ne ha subiti ben 21 in 8 partite, quasi 3 gol subiti di media a partita. Allora andiamo al telefono, Enrico. Sì, eccoci Massimo, scusa l'intrusione, noi abbiamo intercettato a Cesena il presidente Daniele Sebastiani, sì, il quale ci ha comunicato che ha convocato una riunione domani mattina presto all'appoggio degli Ulivi con allenatore, staff e giocatori. Ha detto: sono arrabbiatissimo, abbiamo preso gol da terza categoria, non è più possibile. Gli ho chiesto se
rischiava Zeman, ha detto: io sono arrabbiato con tutti, al momento rischiamo tutti. La notizia è che è convocata domani mattina, riunione al Poggio degli Ulivi con staff, allenatore e giocatori. Perfetto, questa è una notizia importante, grazie Enrico Giancarli. Quando un presidente dice rischiamo tutti è solo un modo di dire, è chiaro che questa riunione, diciamo così, convocata d'urgenza per la mattinata di domani, presenti i giocatori e lo stesso allenatore, potrebbe far presagire a qualcosa. Beh, sicuramente è uno stato generale negativo. Certo, sembra strano che Sebastiani, che ha questo attaccamento alla sua posizione, addirittura ha acquistato il Poggio degli Ulivi, tante cose, non credo che la frase fosse rivolta a lui, però a chi può essere rivolta se non a Zeman? Ma è un'azione generale, è un momento di crisi profonda generale, e domani c'è la riunione. Anche quando, nelle mie esperienze sia da allenatore che da giocatore, quando si perdeva male da un po' di tempo, facevamo tutte le riunioni generali. Certo. Alla fine tutti quanti partono con un applauso, forza, forza, chi decide tira la lotta, un gran figlio di qua, e tutte queste cose qua, ma restano i fatti. Questa certo. È una squadra che ha subito quanti gol? 21. Beh, e ne ha fatti 10. 21 nelle ultime 8 partite. Nelle ultime 8 partite. E ne ha fatti 11. Insomma, comincia a essere profondamente posizionato sulla fascia sinistra. Certo. Anzi, facciamo così, vediamo la classifica, così la memorizziamo. Prima degli highlights di Cesena Pescara, partita finita 4-2. Intanto nei due anticipi della giornata di oggi, all'ora di pranzo, Novara Cremonese 1-1, aveva sbloccato la Cremonese del grande ex Attilio Tesser al 42esimo con un gol di Scappini, il pari al 94esimo rocambolesco, l'autorete di Clayton Dos Santos, sì, ex difensore del Crotone. La Ternana invece ha impattato in casa col Parma, in vantaggio la formazione di D'Aversa con Di Gaudio. Il pareggio del fantasista della squadra umbra, Tremolada, dunque 1-1, si sta giocando Spezia Foggia. Andiamo prima al telefono, però questa è la classifica aggiornata del campionato di Serie B. Il Pescara è stato agganciato dal Cesena, attenzione perché devono giocare praticamente quasi tutte le altre formazioni tra domani e domenica. Ricordiamo in particolare le partite di domani: Ascoli Entella, Cittadella Avellino, Policarpi, Frosinone Brescia, Salernitana Perugia, Venezia Pro Vercelli, domenica alle 17:30 il posticipo tra Bari e Palermo, 0-0 ancora tra Spezia e Foggia. Telefono e poi le immagini più importanti di questa partita. Pronto Rete 8 Sport? Pronto? Non c'è nessuno? Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Pronto, buonasera. Francesco da Pescara. Salve Francesco. Allora, io volevo dire questo, cioè che è inammissibile 8 partite, 5 sconfitte, soltanto 3 pareggi, ma soprattutto il fatto che Zeman qui sta facendo un casino, secondo me. Cioè sta distruggendo questa squadra, non sta valorizzando giocatori come Gans, mette giocatori fuori ruolo, vedi Benani, vedi Brugman. La Zeman sta scappando, cioè, come dire, non riesce più a gestire questa squadra. E io dico una cosa: dopo in questa situazione così drammatica, secondo me è il caso di esonerare Zeman, anche perché sappiamo che storicamente Zeman non si dimette mai. Purtroppo sappiamo anche che se pazienti di esonerare un allenatore, bisogna andare sull'orlo del precipizio. Secondo me, io sono sicuro, Massimo, io sì. Ricordi quando ti dicevo io bisognava far giocare Pazzania? E ho avuto ragione. Io sono sicuro di questo, che se cambiamo adesso l'allenatore, ma non per Zeman, per il bene della nostra squadra, perché se non va, non va l'allenatore, se prendiamo un allenatore tipo Di Carlo, che può dare esperienza e equilibrio a questa squadra può risorgere, perché i valori di questa squadra non corrispondono ai risultati che stiamo avendo, alla classifica che abbiamo. Secondo me una squadra che gestita meglio con un allenatore tipo Di Carlo possiamo risalire e possiamo trovare la soluzione, altrimenti secondo me sarà troppo tardi poi.
Poi da noi dobbiamo semplicemente lottare per la salvezza. Grazie, volevo sapere cosa ne pensate. Grazie a Francesco. Facciamo rispondere a Bruno Pace, intanto arrabbiatissimo, ripetiamo. No, volevo solo ripetere quello che aveva detto giustamente in collegamento telefonico Enrico Giancarli, notizia degli ultimi minuti. Domani riunione al Poggio degli Ulivi, squadra, tecnico e dirigenti. Sebastiani arrabbiatissimo, ha dichiarato testualmente al collega Enrico Giancarli: sono arrabbiato perché abbiamo preso gol che si subiscono in terza categoria. Bruno. Sì, voglio dire, Zeman si dice da sempre che sia un allenatore particolare. Particolare vuol dire che, cioè, infatti tutti qua, ma avete visto il gioco di Zeman? Dov'è il gioco di Zeman? E se questo gioco di Zeman, perché i giocatori non sono adatti al gioco di Zeman, eccetera, non produce interesse e situazioni favorevoli, e allora bisogna anche provare a prendere un allenatore che la vede in un altro modo, appena appena. Non finisce il mondo se una volta ogni tanto, per il bene della squadra, si giochi anche appena appena in un altro modo. Io vedo la Juventus, il Napoli è bravo, eccetera. Gioca per l'Inter, la Juventus però non mi sembra che la Juventus faccia un gioco ultramoderno. Una squadra pragmatica. Pragmatica, con i talenti che ha davanti, poi risolve le situazioni. Adesso qui si potrebbe sistemare un po' meglio la squadra e tentare di risolvere. Sicuramente non perderesti 5 o pareggeresti 4, 5, 6 partite che ti vedevano protagonista assoluto, perché le giocate ogni tanto vengono fuori. Ma non sono... Assolutamente. Ennesima comunque partita buttata via. Questo è poco ma sicuro. Ma sì. Una gara allucinante. Andiamo al telefono. Pronto Rete 8 Sport. E poi però le immagini prima di altri contributi dei nostri amici che ci seguono da casa. Parliamo con... Pronto? Non c'è nessuno? Pronto? Sì. Parliamo con... Allora, c'è qualche problema sulla linea? Allora facciamo così, vediamo le immagini più importanti. Ricordiamo Cesena batte Pescara, il risultato finale 4-2, il Cesena col 4-4-1-1, assenti Schiavone, Kupic e Cacia. Kupic e Cacia per squalifica, Schiavone causa infortunio. Le novità: Vita esterno quarto di centrocampo al posto di Kupic, e poi gioca Di Noia che si infortunerà nel corso della ripresa. Laribi nella terra di nessuno alle spalle di Iallo. Nel Pescara la novità sostanziale è Del Sole, preferito a Mancuso nel tridente d'attacco completato da Pettinari e Benalì. In difesa rientra a Coda e poi anche Mazzotta dal primo minuto, l'ex di questa partita per quanto riguarda naturalmente la formazione di Biancazzurra. Inquadrato Fabrizio Castori, l'arbitro Nasca di Bari. Buon avvio da parte, ottimo direi, l'avvio del Cesena. Qui un buco clamoroso su assist di Iallo, il tiro di Dalmonte, la deviazione di Fiorillo decisiva e la palla sul palo. Qui la risposta di Brugman intorno al trentesimo, Brugman destro a giro, grande risposta da parte di Fulignati. Il primo tempo di fatto si chiude qui, non ci sono altre occasioni da commentare, tutt'altra storia la ripresa, il cross di Mazzotta, il colpo di testa di Pettinari e la prima prodezza del portiere Fulignati, classe 1994, ex Palermo. Benalì evita intervento di un difensore, la respinta poi di Don Corre, ci prova Valzania, altro grande intervento di Fulignati. Non è finita, ancora il Pescara con Carraro che ispira Benalì, la sponda per Pettinari, altro miracolo da parte dell'estremo difensore del Cesena, tre palle gol monumentali costruite dal Pescara. Esce Vita, per infortunio al suo posto Fazzi, cresciuto nel vivaio della Fiorentina ma di proprietà dell'Atalanta. Ancora Pescara che segna il gol, sblocca il punteggio, il cross di Zampano, si coordina al volo Benalì e qui si incarta il portiere Fulignati, un pasticcio perché il tiro non sembrava irresistibile e infatti gli scappa il pallone che termina in fondo al sacco. Pescara dunque in vantaggio, poi c'è l'infortunio subito da Di Noia per questo, dopo questo contrasto con Brugman, al suo posto il numero 25, l'ex Vicenza, sbrissa e guardate che cosa
cosa succede? Qui un pasticcio clamoroso di Zampano, non c'è l'intesa con Fournassier, scappa via Yalov che segna così il suo 8° gol in questa stagione, l'attaccante gambiano di proprietà del Chievo classe 1995, un gol regalato al Cesena, il pareggio della formazione di Castori, la gioia dura solo 3 minuti, guardate il ricamo di Brugman e la girata al volo di Stefano Pettinari, 12° gol in questa stagione per l'attaccante classe 92, invece non è fuori gioco infatti, perché riesce proprio ad inserirsi con i tempi giusti sull'assist di Brugman, esce Coda, entra Stendardo, esce anche Perticone, un difensore, entra Moncini, dunque la seconda punta alle spalle, gioca all'Aribi, un 3-4-1-2, quello provato adottato da Castori, e c'è il 2-2, sfortunata la deviazione di Brugman, il gol non è di Moncini ma l'ultimo tocco sfortunato è di Gaston Brugman dopo un'azione davvero concitata sugli sviluppi di un calcio d'angolo, poi ancora Fiorillo bravissimo su Moncini in precedenza, grande opportunità fallita da Pettinari, il gol del 3-2, maglie troppo larghe, della difesa biancazzurra, c'è il gran gol dobbiamo dire di Moncini su cross di Laribi, nulla da fare per Fiorillo, l'espulsione di Valzania che entra così in modo scomposto su Sbrissa, cartellino rosso, Pescara in 10 uomini dal 90° classica azione di contropiede all'ultimo respiro da Cone a Don Corre, il destro secco sotto la traversa, nulla da fare per l'estremo difensore della Pescara, finisce 4-2, una partita allucinante, ripetiamo. Prego, fai tu, prendi tu, invece ha preso il ragazzo di colore, è andato dentro, ha fatto gol. Insomma, ma assolutamente. Sì, Zampano non ha neanche l'idea di una copertura perché non ci è abituato, lui va sempre avanti, eccetera. Però lì vado io, l'altro, chi è l'altro che era a fianco? Tu dici in occasione del primo gol, sì, del pareggio, sì, era Fournassier, c'è stato un malinteso con Fournassier. Poi in magari due, la palla io no, tu lui, insomma. Come si fa? Un mega pasticcio. Allora ci fermiamo per la prima volta. Linea a Dino D'Angelo in regia. Restate con noi. Pronto Rete 8 Sport? Pronto? Sì, buonasera. Sono Antonio Esposito del gruppo Gemellari Convinti. Ciao Antonio, ben risentito. Ciao, felicissimo di sentirti Massimo, ma comunque tutto quello che vogliamo dire su sta spada, sta partita, no? Zampa corta. Disse una cosa molto bella, bisogna andare allo stadio per vedere le partite, no? Cioè, come si fa a criticare una squadra come la nostra che secondo me ha stradominato, ha giocato un calcio che il Cesena non gioca nessuno. Per me non gioca nessuno, poi se qualcuno deve dimostrare il contrario solo perché interessano i risultati è un altro discorso. Ma una squadra come la nostra è insuperabile, sia come ritmo, sia come velocità, un del sole devastante sulla destra, cioè, in 2 minuti abbiamo 3 palle gol a 1 metro dalla porta, insomma, cosa dobbiamo fare di più per vincere le partite, Massimo? Guarda, io sarei anche d'accordo con te, Antonio, però c'è la cruda realtà dei numeri anche, eh? Lo so, perché il calcio è quello, purtroppo. Ma noi che stiamo facendo un lavoro, penso che siamo partiti da zero, insomma, io sfido chiunque che prende questa squadra e la manda subito in alto, secondo me. Delle basi che stanno venendo fuori piano piano, però già andarli a prendere di petto il Cesena per 60-70 minuti a quei livelli, io penso che nessuna squadra l'ha fatto, neanche la Salernitana che aveva a pareggiare 3-3, eccetera, andava a pigliare un punto a Frosinone 3-3, insomma, ecco, voglio dire, è un po' di merito a noi, bisogna anche dare, ciò che adesso andiamo a segare tutti i giocatori, ma andiamo via Zeman, io penso che questa è una cosa proprio, una mentalità italianista troppo stretta legata solo ai risultati, e non è giusto, per i sacrifici, per l'impegno che ci stanno mettendo tutti quanti, questo è il discorso. Ecco Antonio, il Presidente è stato molto chiaro, non so se hai saputo, in collegamento abbiamo avuto proprio il nostro inviato Enrico Giancarli che ci ha riferito del profondo rammarico, eufemisticamente lo definirei profondo rammarico, in realtà era molto arrabbiato perché Sebastiani ha dichiarato testualmente non si possono subire gol in questo modo, gol da terza categoria. Sì, ma Zampano non zoppicava, Zampano ha fatto interpattoio, abbiamo preso quel gol e poi nella mischia eravamo numericamente con 8 giocatori in più, abbiamo preso gol, lo so, queste cose qua purtroppo sì, sono d'accordo, però come facciamo a smantellare un calcio così bello? Questo è quello che io voglio riuscire a capire fino in fondo, insomma, visto che ho preso l'acqua a Cesena con tanti colleghi lì e abbiamo sofferto lì sotto quella transenna a vedere la nostra squadra che ha dato l'anima in campo e solo per 3 errori in 90 minuti prendiamo 4 gol.
e facciamo una miriade di azioni, insomma. Io penso che è stato lì come me, come te, come tanti altri hanno visto realmente, certo, quello che è successo. No, un arbitraggio sempre sfavorevole tutte le partite, ci riempiono di botte, ammoniscono solo i nostri, una roba proprio indecente. Questa squadra in Serie A fa la grandi cose, in Serie B prende anche tante botte ed è difficile esprimersi con un calcio propositivo come il nostro. Vedremo quello che accadrà, caro Antonio. Io ti abbraccio, sì, domani intanto. Domani c'è la riunione e se lo tiriamo appoggio. Speriamo bene, dai. Grazie, grazie Antonio. Grazie. Un abbraccio a tutti, grazie per la collaborazione a voi. Grazie, grazie per il contributo di Antonio Esposito, che è stato a Cesena ad assistere a questo match. Ricordiamo, il Pescara giocherà contro il Novara domenica prossima, dunque tra 9 giorni alle 17:30. Il Novara, caro Bruno, che ha un rendimento schizofrenico, potremmo definirlo così, perché ha vinto 6 volte, ma di queste 6 vittorie 4 fuori casa, 7 sconfitte di cui 5 in casa, cioè una squadra che vince fuori e perde in casa con grande frequenza, quindi una squadra molto strana, una buona squadra, tra l'altro quella di Eugenio Corini. Sì, di Corini, sì. Quando fa queste interviste a fine partita usa tutti i termini tecnici e molto raffinati. Sì, sì, molto raffinati. E però insomma un rendimento schizofrenico, tra l'altro l'ultimo KO fuori casa del Novara risale al 19 settembre, 1-0 sul campo dello Spezia, era la quinta giornata del Invece giornale. La Cremonese ha una linea, una continuità di grande costanza. Di grande costanza, sì. Io ho avuto il giocatore, come giocatore l'allenatore Tesser e... che è intanto è un signore, una persona bravissima, cioè, sì, è vero. E poi è uno che giocava molto bene, intelligente, sì. si vede poi. Assolutamente. Andiamo ancora al telefono, pronto Rete 8 Sport? Attivo. Pronto, buonasera. Sì, buonasera. Buonasera, sono Pasquale, chiamo da Silvi Marina. Salve Pasquale. Da? Ecco, io sono d'accordo con Bruno Pace. Si deve avere il coraggio di cambiare l'allenatore in questa fase, anche se si chiama Zeman, la società deve prendere una posizione chiara, netta, e quindi l'allenatore va rimosso, perché se no in questa situazione veramente si rischia di retrocedere. Grazie. Perfetto, molto chiaro e conciso, devo dire, Pasquale, da Silvi e Marina. No, Zeman mica adesso io no, mi metto io con la fanfara a dire via Zeman, non mi permetterei neanche. Però io ho l'impressione che sia ancora lui proprio alla ricerca di un equilibrio che non permette alla squadra di avere un rendimento costante, perché questa è la realtà. Però questa è una squadra, che, come tu hai ricordato prima, più di una volta, che è una squadra che ha preso 21 gol nelle ultime 8 partite, ha perso 5 partite, ne ha pareggiate una, ne ha vinte due. No, ne ha vinta una e pareggiate due. Ah, ne ha vinta una e pareggiate due, meglio ancora. Quindi cioè, è una discesa verticale, certo. È al di là delle simpatie, dei riconoscimenti dei protagonisti, fare i conti con i numeri, però i conti sono i numeri, purtroppo è così. Bisogna prendere atto di questa situazione, vedremo quello che succederà domani. C'è questa riunione che è stata convocata dal presidente Sebastiani all'appoggio, come ci ha riferito Enrico Giancarlo, il nostro inviato alla Manuzzi di Cesena, un Sebastiani molto arrabbiato per soprattutto per come sono stati subiti i gol, insomma gol subiti che si subiscono solo in terza categoria. Ma questo l'ha detto anche la domenica precedente, della terza categoria, mi ricordo. Certo. E vedremo quello che succederà. Intanto io vorrei, con l'ausilio di Dino D'Angelo in regia, rivedere un po' il film di questa partita. C'è però prima una telefonata. Pronto Rete 8 Sport? Massimo, buonasera. Salve. Salve, ciao, sono Franco, qua da Chiriscalo. Ciao Franco. Massimo, secondo me si sta sottovalutando un po' troppo la situazione. Oggi vedevo la partita, lo Sport, in un'altra televisione privata abruzzese. A fine partita un giornalista, dico non faccio il nome, ha detto questa è una partita che fa ben sperare perché finalmente abbiamo trovato il gioco. Cioè io sto vedendo che le ultime 3 partite Pescara ha subito 10 gol da Spezia, Ternana e Cesena, che fino a 3-4 per la precisione 11 per la precisione 11, bravo, da queste 3 che fino a 2 settimane fa erano ultima, penultima e terz'ultima. Cioè secondo me si sta sottovalutando veramente, poi sento parlare ancora, dire addirittura forse lotteremo solo per la salvezza. Secondo me è l'unico vero obiettivo, e se lo raggiungono non dico che è un miracolo, ma quasi, perché gli scontri diretti del Pescara ora sono quelli con le squadre dietro di lei, e se ci
gioca così li perde tutti. Grazie. Perfetto, no, allora, no, sì. Ha toccato un tasto importante, perché noi dicevamo anche la stessa cosa, cioè il calendario poteva dare una mano al Pescara, no? Pescara aveva battuto la Pro Vercelli 3-1, poi Spezia Pescara, Pescara Ternana e Cesena Pescara, cioè tre squadre, voglio dire, all'altezza, tre squadre con le quali il Pescara poteva confrontarsi senza problemi. Per la, per la nostra presunzione, esatto, le rimetteva indietro, ma questo, dico, dopo queste tre partite un solo punto. No, questo fa capire che per allontanare l'obiettivo negativo di sotto bisogna cambiare modo di giocare, è inutile che giochiamo tutti all'attacco davanti eccetera e poi ci troviamo a metà campo in due difensori, uno è Zampano che è tutto tranne che un difensore e l'altro cosa a vedere la palla, non so se sei è tua e mia e si è inserito, non so se sei d'accordo, allo stato delle cose basterebbe davvero poco. Perché la squadra effettivamente sul piano del gioco comincia ad assimilare, perché oggi abbiamo visto un bel secondo tempo. È una questione solo di distanze, di equilibri. Basta poco. Sì, ma gli equilibri chi li stabilisce? Li devono stabilire i vari settori della squadra. Sì. Se la squadra è tutta da una parte, no, tutta da un'altra, no, non c'è l'equilibrio. Poco da parte dell'allenatore, io quello voglio dire. Cioè, no, questo poi dimostra che con le squadre di bassa classifica e quel gioco lì non paga, il tentativo di l'ho detto prima, non voglio ripetermi, non voglio attaccare Zeman, però ho sentito Barone, il telecronista di Sky, vincevamo 2-1 e ha riferito che Zeman ha detto a Zampano e a Del Sole: voi avanti, state davanti, di continuare a spingere, vince 2-1, state davanti, sì, stai lì, vai anche davanti, non è che io non sono mai stato nel mio povero insomma. Basterebbe qualche accortezza, ma stiamo parlando appena, non di chissà che cosa. Appena. Per quello dico, basterebbe poco secondo me. No? Sì, perché l'abbiamo dimostrato a Cremona, dimostrato a Parma, certo, con un po' di accortezza, certo, si ottengono anche dei buoni risultati. Assolutamente, in quelle tre partite che citavi tu, tra l'altro il Pescara ne ha vinte due, pareggiata una, senza subire gol. E giocava senza subire gol. Ma qui sembra una favola, il Pescara che non subisce gol. Insomma. Ecco, Luca Viola, il caro amico Luca Viola, che fa una domanda a te, ti rivolge una domanda: secondo lei Zampano può secondo lei però prende le distanze, Luca, no, che fa? No, secondo lei, sai perché mi dà del lei quando mi presenta il conto, capito? Secondo lei Zampano può considerarsi un calciatore o potrebbe fare l'atletica? Un po' troppo. Potrebbe fare anche l'atletica, potrebbe fare anche il calciatore se gli si mette vicino appena appena un pochino un castelletto adatto a Zampano, se si vuole sfruttare Zampano. In effetti Zampano è anche il gol che abbiamo fatto noi eccetera è da un affondo, da un cross suo, cioè c'ha anche delle buone qualità. Ma come no? Se lo prendiamo sul lato della fuga in avanti, se lo prendiamo nella copertura, Zampano non capisce niente, è lì che però bisognerebbe trovargli magari un mediano che lo copre quando lui va avanti. Di certo non è il giocatore che abbiamo mirato per esempio 2 anni fa, questo è poco ma sicuro. Questo è poco ma sicuro, perché Zampano ha grandi qualità, la prendiamo come battuta, quella dell'atletica forse è stato un po' troppo severo. No, ma io ho capito, gli ho risposto fingendo di scherzare. Certo, un po' troppo quando severo. Quando si è in queste situazioni mi scoccia pure, perché non posso neanche scherzare un po'. Devo fare per forza il serio, il serioso, eccetera. Per ruolo istituzionale. Luca, vedi, mi sfotte pure, dice mi dà del lei, però quando presenta il conto mi dà del lei pure là. Mi dà. Ti bastona, Allora, salutiamo Luca, andiamo ancora sulla pagina Facebook e poi rivedremo le immagini di questa partita, le commenteremo. Il Massimo Luciano scrive: il presidente sta ripetendo lo stesso errore che fece lo scorso anno dopo la partita interna con l'Empoli. Questa squadra e il Boemo sono due rette parallele che non si incontreranno mai, lo capirà, speriamo. Poi andiamo avanti, Dino, vediamo un po' se c'è qualche altro post. Santolo Caliendo: ciao Massimo, agli ospiti, oramai non ci sono più parole, una squadra allo sbando e Zeman deve farsi da parte, deve andarsene, ci vuole un allenatore con carisma, ciao, buona serata, sempre Forza Pescara, solo per la maglia. Io, ecco Santolo, io ti saluto caramente, però insomma dire che questa sia una squadra allo sbando mi sembra esagerato. No, lo sbando, dai Bruno, ti fogo,
Allo sbando poteva sembrare, no, la squadra che aveva perso alla Spezia, a volte sbandate cioè, dovute anche posizioni, certo, ancora, certo, da definire, ecco, certo, mettiamola così. No, è chiaro che poi i numeri influiscono sul giudizio dei tifosi, è normale questo, no, per carità. Anche il fatto morale, perché hai visto il Cesena ha trasformato gli ultimi 10 minuti, aveva, sì, altri 2 gol perché non sperava mai di pareggiare, e il Pescara che non pensava mai di perdere si è afflosciata ancora di più. Insomma, la componente psicologica è fondamentale. Allora, rivediamo qualche azione, così cercheremo magari di analizzare come sono stati presi i gol, come sono stati fatti, perché ci sono state delle belle azioni, soprattutto nel secondo tempo, da parte del Pescara. 3 autentici miracoli di Fulignati, ex portiere del Palermo. Lo scorso anno giocava nel Palermo quando il Pescara vinse 2-0 a fine campionato. Questo è il palo colpito da Dalmonte, ma è stata decisiva la deviazione di Fiorillo. Poi la conclusione a giro di Brugman, l'unica nel primo tempo da parte del Pescara. Poi, sì, telefonata. Assolutamente. Pronto, sono Brugman. È stato un volo plastico, soprattutto per i fotografi, da parte del portiere Fulignati. Questo è il secondo tempo e tra poco vedremo 3 occasioni del Pescara gigantesche. Questo è stato molto bravo Pettinari, che è riuscito a prendere il tempo, ad anticipare Scognamiglio, che si fa valere nel gioco aereo. Grande parata di Fulignati. Poi Valzania, ancora Fulignati protagonista. E la terza occasione proprio in sequenza, eccola qui, Carraro, gran palla per Benalì, la sponda intelligente, e qui forse Pettinari doveva essere più cattivo, anche se è stato molto bravo Fulignati. Che sì, dici? gli è andato sul senso della corsa, e quindi l'ho anticipato. Certo. Lui ormai ha tirato a colpo sicuro, esatto, e l'altro ha intuito il movimento. Guarda. Però è stato davvero prodigioso. Guarda. È stato prodigioso. È andato a 2 mani aperte così. L'estremo difensore del Cesena, che poi commetterà il pasticcio sul gol di Benalì, insomma non è stato tutt'altro che irreprensibile, stiamo per vederlo. Qui intanto l'infortunio, corso a vita al suo posto Fazzi, non cambia nulla nell'assetto tattico del Cesena, sempre 4-4-1-1 con la Ribi alle spalle di Yalov. Ecco qui l'azione del Sole, che è cresciuto tantissimo nel secondo tempo. Zampano, il cross al volo, Benalì, beh, insomma un destro tutt'altro che irresistibile, anche piuttosto centrale. No, però di sorpresa, perché ha colpito benissimo. È stato bravo Benalì, per carità. È stato, certo, molto bravo Benalì, perché però insomma è un infortunio, è un infortunio del portiere. 1-0 per il Pescara, che però già avrebbe meritato di segnare in precedenza, non l'ho fatto solo per i miracoli del portiere del Cesena. Qui l'infortunio, abbiamo già visto, di Noia al suo posto sbrissa, e guarda qui che succede. Possiamo tornare per un attimo indietro con l'azione, Dino? Se possiamo rallentare, ti chiediamo questo miracolo, lo chiediamo a te, un prodigio, vediamo un po', ecco qui, c'è un malinteso tra Fornasier e Zampano. Ma Fornasier perché è venuto di qua? Se fai dove andare di là, dietro, certo, dietro di là per proteggere la porta, lui si è fatta una passeggiatina di qua. Cioè, come farsi del male da soli? Sì, guarda, allora, Zampano non sa cosa fare, ma stiamo così, l'altro ha deciso di venire alle spalle della punta, guarda lì. Cioè, incredibile. È incredibile, non si spiega neanche. Guarda perché un po'. Si sono sentiti male. Cioè, Fornasier si è fermato all'ultimo momento, probabilmente ha spiazzato questa idea lo stesso Zampano, che però ha toccato la palla e ha fatto un assist per l'avversario. Però dopo Fornasier ha continuato la corsa verso dietro. Hai ragione. Invece di andare lì a recuperare un po' la posizione. Sì, si è proprio fermato. Guarda, e adesso viene di qua. Certo. Certo. E poi Yalov, occhi negli occhi con Fiorillo, non sbaglia, anche se Fiorillo l'aveva quasi presa. L'aveva quasi presa, sarebbe stata un'altra prodezza da parte dell'estremo difensore del Pescara. Però la gioia del Cesena dura soltanto 3 minuti. Il Pescara si rimette a giocare come aveva fatto dall'inizio della ripresa. Rivediamo ancora il gol di Yalov. 8 reti in questa stagione per il giocatore di proprietà del Chievo. Palla splendida di Brugman per Pettinari. Girata, palo, rete. 12° sigillo in questa stagione. Siamo al minuto 30 nel corso della ripresa. Restano 15 minuti, il Pescara è tornato in vantaggio. Ma che cosa succede al 35esimo? Intanto ci sono delle sostituzioni. Crescenzi rileva Zampano, Stendardo rimpiazza l'infortunato Coda. Non era al meglio Coda, ha fatto una grande partita, a mio avviso Andrea Coda. Ecco qui, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, la fisicità di Scognamiglio. Però attenzione, torniamo indietro con l'immagine.
immagine. Dino, andiamo a rallenti se possiamo, perché secondo me c'è stato un errore, la respinta di Mazzotta centralmente. Guarda un po', allora, c'è questo cross di Laribi, stacca di testa, mi sembra proprio Scognamiglio, la respinta di testa di Mazzotta centralmente, sì, sì. È un errore lì. È il massimo degli errori, cioè, quando non si respinge al centro, sempre, ci hanno sempre detto sin da ragazzo certo. Bisogna andare sulle fasce. Guarda qui, non gli dà neanche forza, la palla rimane lì, la fisicità di Scognamiglio e poi il tocco sfortunato di Brugman nel tentativo di anticipare Moncini. Purtroppo l'autorete di Brugman non è gol di Moncini. È un insieme di errori, esatto. È una cosa pazzesca. Assolutamente. Nessuno è riuscito a dare un calcio e sì. Mandare via la palla lì. Un'azione molto confusa, autogol di Brugman, 35esimo. Sul 2-2 non abbiamo le immagini purtroppo. Grande opportunità capitata ancora a Pettinari. Praticamente un calcio di rigore in movimento. Ha controllato il pallone sì, all'interno dell'area di rigore, però ha spedito alto. Versante opposto, colpo di testa di Moncini, ma qui le maglie erano già troppo larghe, esageratamente larghe le maglie difensive del Pescara e stessa azione praticamente, quella del 3-2. Ma qui avevano già espulso... No, al 45esimo. Cross di Laribi, guarda qui, insomma non si marca in quel modo. Però lui si è buttato, quindi nessuno l'ha coperto, poi ha fatto una prodezza. Ha fatto una prodezza, per carità. Diciamo. Però le distanze tra i difensori erano troppo lunghe. Ma le distanze sono sempre stralunghe. Certo, è quello il problema. No, ma sul serio, non è questione. Infatti. E quindi il gol di Moncini, classe 96, cresciuto nelle giovanili della Juventus. Questo è il gol. Quasi sforbiciata, se vogliamo, mezza rovesciata di piatto di Moncini, palla all'angolino, nulla da fare per Vincenzo Fiorillo. È il gol del 3-2. Tra poco vedremo anche, ecco, rivediamo ancora l'azione. Il cross di Laribi, guarda qui, tutti in ritardo. C'è l'espulsione al 90esimo di Valzania. Questo è un fallo di frustrazione, come possiamo definirlo? Intervento scomposto, cartellino rosso, Valzania tra l'altro che aveva fatto una buona partita, salterà il prossimo confronto con Novara, l'unico elemento del centrocampo che ha gamba e fisicità. Perché effettivamente ha fatto due gol molto belli la settimana esatto e questa poi è l'espulsione. Anche Grinta è uno di quelli, come no? Qui ha esagerato però, purtroppo. E questo vabbè, il gol secondo me non fa neanche testo perché siamo all'ultimo secondo del recupero, dei 5 minuti di recupero. Classica azione di contropiede, Doncor, giovanili Inter ex Bari, che con un destro riesce a freddare, destro ravvicinato a freddare Vincenzo Fiorillo, l'esultanza di Doncor. Ci dobbiamo fermare per pochi istanti, 21:52, seconda fascia pubblicitaria, linea Dino D'Angelo. Siamo in diretta, siamo tornati in diretta, 21:58, siamo in chiusura di questo appuntamento con il Terzo Tempo Live, in corso di svolgimento Spezia Foggia 1-0, siamo al 68esimo, al 31esimo, il gol, 31esimo naturalmente del primo tempo, il gol di Alberto Gilardino, Spezia in vantaggio sul Foggia, rischia stroppa, attenzione, rischia se dovesse uscire sconfitto il Foggia dal picco di La Spezia, potrebbe scattare l'esonero per l'ex allenatore del Pescara Giovanni Stroppa. Andiamo al telefono, pronto Rete 8 Sport. Pronto, buonasera. Sì. Buonasera, senta, vorrei fare due considerazioni brevissime, permette? Sì, però la sentiamo male, non so, forse dovrebbe spostarsi non so se ha il cellulare, si sente male sinceramente. Due considerazioni, mi sente sopra? Si sente a proviamoci, si sente a scatti, non ho capito perché. Mi sente adesso? Sì, un po' meglio, prego. Due considerazioni su... una che ci vorrebbe un allenatore che risvegli questi ragazzi, questi giocatori. Ma li risvegli veramente, perché sono... Io li ho visti parecchio addormentati, alcuni di loro. Soprattutto la difesa. Due, praticamente, con una difesa così rischiamo veramente di retrocedere. E a me mi dispiace tantissimo perché... Io amo Pescara, ho sempre amato il calcio Pescara, sono uno dei 40.000 di Bologna, il famoso spareggio di Bologna di tanti anni fa. Tanti auguri e complimenti per la trasmissione. Grazie. Grazie, molto gentile. Non so se c'è un'altra telefonata, Dino? No, mi pare di no. Allora, 22 in punto, ricordiamo domani mattina, credo in mattinata, ci sarà questa riunione convocata dal presidente Sebastiani Appoggio degli Ulivi con la squadra, l'allenatore, il presidente molto arrabbiato, al termine della partita non si esclude nulla a questo punto.
mettiamola così, non si esclude nulla. Massimiliano Manzo scrive: purtroppo domenica lo stadio sarà semivuoto, e questa è la triste realtà, perché sarà così sicuramente, anche perché nell'ultima partita c'erano 1700 paganti, sempre sì, meno, no, quindi sì. È chiaro, purtroppo è così. Dennis Di Brigida: speriamo che il giorno dopo si rivedano i video sugli errori che fanno da dilettanti. Ma andiamo al telefono, pronto Rete 8 Sport. Massimo, buonasera, sono Alfredo da Sorrento, ciao. Carissimo, carissimo, ben risentito Alfredo. Massimo, sei un grande, perché io volevo dirti proprio le cose che tu hai fatto vedere. Allora, l'errore di Mazzotta che respinge di testa al centro campo, poi Zampano che fa quell'errore madornale, ma forse di più Fornasier dell'errore che tra i due colpevoli, forse un po' ancora di più Fornasier. Quindi voglio dire, alla fine Zeman che colpa ne ha? Abbiamo fatto un secondo tempo, secondo me, in attacco stratosferico. Che colpa ne ha Zeman? Io penso che sia assurdo essere il professor Zeman che sta portando, anche con persone, con calciatori non di livello qualitativamente enorme, però si vede il calcio. Certo. Ti abbraccio e poi volevo dire a Bruno Paglio se si ricorda di mio cugino Enzo Scurti, che purtroppo non c'è più. Enzo, scusa Alfredo. Enzo Scurti. Scurti? Scurti. Ah, Scurti. Enzo Scurti. No, non mi dispiace. Se mi dai qualche scusa, ma non c'è, in questo momento non riesco. Qualche ragguaglio in più, Alfredo, su dove? C'aveva la fortuna di imprese di costruzioni. Avevo un'impresa di costruzione a Spoltore. Beh, io in questo momento mi dispiace, ti risponderei con tutto il cuore, ma non ce l'ho presente. Perfetto. Grazie, scusa. Grazie Alfredo. Grazie Alfredo. Salutiamo Alfredo che vive a Sorrento ma di Pescara. È molto legato ai colori biancazzurri, ci segue ormai da anni. Ivan Lombardi: al Pescara oggi mancavano 12 giocatori e aveva 7. Il Pescara aveva 7 primavere tra campo e panchina, nonostante questo ha fatto la partita per 80 minuti, si è mangiato 7 gol e ha subito i gol per svarioni dei giocatori più quotati. Che colpa ha Zeman? Un po' sulla falsa riga di quello che diceva Alfredo. Buonasera a tutti, pescarese biancazzurro, e poi andremo al telefono. Per quanto possa contare il gol del 2-2 del Cesena, è viziato da fuori gioco netto di Moncini, che comunque impedisce a Brugman e Fiorillo di intervenire sul pallone e sul pallone in maniera limpida. Tra poco lo rivedremo, perché è interessante, io se è così non me ne sono accorto. Detto questo, dopo 4 punti in 8 partite, 11 gol presi in 3, con squadre tutt'altro che irresistibile, è ora di dare una svolta, perché questa squadra, seppur con molti limiti, non è da retrocessione ed è palese che non supporti il 4-3-3. Non supporti o non sopporti? Perché questa è bella pure. Credo supporti. È un vero suicidio continuare a giocare così con i giocatori a disposizione. Bisogna anche adattarsi al materiale umano a disposizione, come fa qualsiasi allenatore del mondo. Andiamo al telefono, pronto Rete 8 Sport, e poi rivedremo il secondo gol, l'autorete di Brugman. Vediamo un po' se c'è effettivamente, se è viziata questa azione da una posizione regolare di Moncini. A me sembra di no, però mi potrei essere sbagliato. Andiamo al telefono. Ciao Massimo, buonasera. Buonasera anche a Mister Pace. Buonasera, grazie. Sono Bruno. Ciao Bruno. Sul secondo gol infatti il Cesena anche a me sembrava fosse fuori gioco. Allora facciamo così. Cosa. No, lo rivediamo insieme, sì. Mentre sei al telefono. Vediamo un po' se Dino riesce a fare l'ennesimo miracolo. Siamo in diretta, naturalmente ci sono delle difficoltà. Vediamo, eccolo qui, bravo Dino. Allora, però forse sì, perché già davanti. Allora, vediamo un po'. Allora, sul colpo di testa, sì, va bene, vai avanti. Nel momento in cui stacca nuovamente di testa Scognamiglio, Dino, dovresti fermarti. Quando tocca, ecco lì, un po' più dietro, ecco lì, vediamo un po'. C'ha ragione. Sembra in fuorigioco. Sembra in fuorigioco, però. Sì, alle spalle di Mazzotta. Esatto, ha ragione il telespettatore che ha postato il pensiero su Facebook. Sì, ha perfettamente ragione. La maglia bianca, sì. Tra l'altro è fuorigioco attivo perché è davanti a Fiorillo. Giusto, Bruno? Sì, sembra di sì.
Sembra proprio di sì. Certo. E comunque non se n'è accorto nessuno, certo, dei nostri professionisti là in mezzo al campo. Nessuno ha protestato, Bruno. No. Solo Bruno che non, che non gioca. E là che fanno i giocatori nostri? Almeno alzate una manina. Però ha ragione. Anche Fiorillo poteva protestare. Ha ragione, questo. Guarda, allora, da questa immagine, ecco, il fuorigioco mi sembra evidente. Sì. Però ecco, qui non vogliamo, cioè, lo dico subito, non stiamo recriminando, per carità, però era solo un'analisi dell'azione e io sinceramente non mi ero accorto in presa diretta. È stato bravo il telespettatore che ci ha postato il suo pensiero su Facebook, è stato bravo lo stesso Bruno. Bruno, vai avanti. Sì, poi vabbè, sugli errori difensivi ormai sono da anni che più o meno li commettono quasi sempre gli stessi. Poi Massimo, una curiosità, no? Ho visto sui giocatori a disposizione. Sì. Campagnaro non ho visto in panchina, neanche Pigliacelli. Sì. Hanno avuto problemi o... Sì, Pigliacelli sembra un... Guarda, non vorrei dirti dire una corbelleria, da quello che ho capito un problema di natura muscolare. Se non Campagnaro, vabbè, si è infortunato a Genova in Coppa Italia. Questo... Ah, quindi sì. non era ancora a disposizione. Sì. Ho capito. Va bene. Ciao, buona serata. Grazie, ciao. Bruno, grazie per questo intervento, però è stato interessante rivedere, io non mi ero accorto in presa diretta. Io sono in linea oppure in fuorigioco. Sembrerebbe in fuorigioco Moncini, tra l'altro sulla traiettoria del pallone. Ecco qui. Ecco, vedi? No, l'inquadratura di prima fa vedere di più. No, da qui si vede bene. Allora, vediamo un po', nel momento in cui tocca la palla di testa, vediamo se ci riusciamo, Dino. Lo so che ti chiedo un prodigio. Però dobbiamo essere. Ecco, però da qui vediamo un po'. È coperto l'angolo. Di sì. Ecco, non si capisce, però. È da questa inquadratura, chiaramente ha allargato l'inquadratura il nostro Dino. Però forse si vede meglio da qui, insomma, si percepisce così ad occhio nudo che... Però abbiamo visto, i bianchi abbracciati, i verdi testa giù. Certo. Loro erano là. Vediamo un po', ecco qui. Sembrerebbe in fuorigioco. Sembra di sì. Sembrerebbe in fuorigioco Moncini. Poi si sposta. E poi c'è stata la sfortunata deviazione di Brugman. Andiamo al telefono, pronto Rete 8 Sport? No. Ah, non c'era la telefonata. Ce n'è un'altra, Dino, se no possiamo anche chiudere magari, visto che sono le 22:08. Abbiamo parlato con dovizia di particolari diffusamente di questa partita. Ricordiamo intanto 77esimo alla Spezia. Spezia sempre in vantaggio 1-0. Sta decidendo per il momento il gol di Alberto Girardino, ma ci dobbiamo fermare per l'ultima fascia. Dobbiamo soddisfare l'ultima fascia pubblicitaria e poi chiuderemo questo appuntamento con Terzo Tempo Live. Linea ancora a Dino D'Angelo. 22:13, allora la Spezia, 83esimo, Spezia sempre in vantaggio 1-0, gol di Gilardino. Allora, fermo immagine, ha fatto un miracolo il nostro Dino D'Angelo sul gol del 2-2, la sfortunata deviazione, quindi autogol di Brugman, il colpo di testa di Scognamiglio. Allora, come faceva rilevare, sottolineava un nostro amico sulla pagina Facebook, effettivamente Moncini sembra, anzi è sicuramente alle spalle di Mazzotta, bisogna capire se... è sulla stessa linea di Brugman, ma probabilmente è alle spalle anche di Brugman, quindi sarebbe fuori gioco, però è chiaro che questa è solo un'analisi per far capire, ma niente di che, non stiamo recriminando su nulla, anche perché vedere per un guardaline, vedere un fuorigioco del genere, cioè devi avere o l'occhio di lince, certo. forse il VAR potrebbe aiutare, che però in B non esiste. Comunque bravo a Dino D'Angelo che ci ha insomma soddisfatto questa curiosità. Andiamo al telefono, pronto Rete 8 Sport? Pronto? Pronto? C'è pronto? Sì, buonasera. Ciao, volevo fare una domanda al mister Page. Prego. Allora, noi parliamo dei fuorigioco, quello e quell'altro, no? Ma il signor Mister Zeman che vince delle partite 2-0, 3-0 e finiscono sempre 4-3, 5-3, un pochettino di intelligenza per mantenere il risultato, quando lo mette in pratica il signor Zeman, che parliamo sempre di Zeman? Sì, ma noi, guardi, scusi, no, perché mi preme subito sottolineare una cosa, perché o lei non ci ha seguito fino a 3 minuti fa, oppure, perché intanto abbiamo detto più o meno la stessa cosa,
L'azione del fuorigioco, giustamente ci faceva, sottolineava questo presunto fuorigioco che poi abbiamo rilevato ci fosse, un telespettatore sulla pagina Facebook, ma non abbiamo detto che il Pescara ha perso per un errore arbitrale. No, io non dico... No, per essere chiari, perché sennò qui poi facciamo confusione. Sicuramente, noi parliamo sempre degli episodi. Certo. Parliamo sempre degli episodi, che ha sbagliato Zampano, ha sbagliato Crescenzi, ha sbagliato Tizia, ha sbagliato Caglio. Però anche l'allenatore ha le sue colpe, perché una squadra, siccome il mister Zeman cerca di andare sempre in attacco, pure se noi vinciamo 3-0, sì, un pochettino di intelligenza e mantenere un pochettino il risultato, penso che non ci troveremo. Assolutamente, ma è quello che ha detto Bruno fino a questo momento. No, e poi dubito che possa, ormai la sua età, la sua esperienza, cambiare del tutto. Però metterci un accorgimento o due ogni tanto, anche durante la gara, per le situazioni che ci sono in quei momenti, questo potrebbe provare a farlo, ma ne dubito, perché Zeman è un allenatore che ha impostato tutta la sua carriera in un modo, insomma, così, se vogliamo dire, tra parentesi si può dire libertino per quanto riguarda la difesa, perché lui più che altro si interessa della difesa come primo settore della squadra che va avanti. Ecco, questo è il discorso. Sì, però mister, lei mi insegna che in certe situazioni è quello sto dicendo. Qualche volta bisogna pure coprire. È quello, appunto, ma dubito che alla sua età ormai e alla sua esperienza possa farlo definitivamente, insomma. Ma così però soffriamo sempre. Lo so. Noi spettatori, quando veniamo a Pescara a vedere la partita e vediamo che alla fine è un bel calcio, perché Zeman là il bel calcio, c'ha una squadra giovane, però ogni tanto si deve pure un pochettino tutelare. Il mister Allegri ha vinto una partita a Napoli. Sì, questo è... giocando nella difesa, che Dybala ha fatto il... Sì, sì, ma è quello che ha detto Bruno prima. L'ho detto prima, perché poi con i campioni è andato a beccare, a colpire. Il Pescara ha fatto 20 minuti di azioni avvolgenti, sia da sinistra che da destra, concludendo al centro, tra cui il gol, quello mancato da Pettinari, eccetera. Poi però, non avendolo forse preparato troppo, abbiamo visto come abbiamo preso il gol del pareggio con Zampano e con Fornasier, e allora veramente... Cioè, siamo arrivati al paradosso che il Pescara, per vincere una partita, deve condurre con 4 gol di scarto. Però Zema mi ricorda, ricordo 20 anni fa a Bergamo vinceva 3-0, è riuscito a perdere 4-3 perché sì, ha continuato a giocare, ma questo è lui, però ci ha anche regalato pagine bellissime. Assolutamente, calcio, su questo non ci sono dubbi. Beh, insomma, quello che ha fatto Zeman 6 anni fa, ma insomma, è la storia. Ma sicuramente, è un grandissimo allenatore Zeman, non dimentichiamo che... Assolutamente. Ma più che un allenatore è uno studioso del calcio e di quello che si può fare più... Questa la dimostrazione quest'anno, che non ha ancora trovato l'equilibrio che va cercando, ecco perché cambia formazione tutte le settimane su 18 partite, 18... Beh, a dire il vero, in queste ultime due giornate più per necessità, perché erano tante le assenze. Se non c'è, se reinventa la necessità, è così, lui è fatto così, non possiamo meravigliarci troppo, insomma. Perfetto, grazie al telespettatore. Buona serata a tutti. Grazie, molto gentile. 22:20, Vincenzo Pascetta scrive: buonasera, purtroppo non abbiamo i magici 11 del precedente miracolo zemaniano, oggi è a disposizione. Grazie a chi si impegna a praticare il 4-3-3, ma visti i risultati dovremmo cambiare modulo che possa garantire maggiore copertura. Prendere 3 o 4 gol a partita è inimmaginabile, qualcuno dovrebbe recitare il mea culpa. Voi che ne sapete più di me, riuscite a darmi una risposta? Penso che gli errori difensivi visti in queste 18 partite sono lo specchio di una squadra allo sbando. Continuano gli omaggi in vista del Natale. Noi che cosa possiamo dire di più rispetto a lei? Nulla, abbiamo analizzato questa partita più o meno, insomma, i punti di vista coincidono. Stefano Di Battista: buonasera Massimo, buonasera Bruno, secondo voi quale schema potrebbe adattarsi meglio a questa squadra? Buona Immacolata, un abbraccio. Grazie anche a te Stefano, secondo te? Ma a me può fare benissimo anche questo modulo, però le interpretazioni devono essere più prudenti, gli spazi più stretti, diciamo più conservative, nei frangenti della partita. 4-3-3 non è la prima volta che si fa, anzi. No, ma la cosa strana, vedi Bruno, io ripenso la partita di Coppa Italia, certo eravamo agli albori di questa stagione, a Brescia si vinceva credo 2-0, se non vado errato 2-1,
prima del 3-1, c'è il cambio fuori Capone, dentro Balzania, esterno d'attacco. Si vince la partita 3-1 con due gol bellissimi di Del Sole. Volte... Allora io mi sono chiesto, sarà cambiato Zeman perché toglie un attaccante puro come Capone e inserisci un centrocampista, di fatto un centrocampista di corsa e fisicità come Balzania. Però che sta nel terzetto di centrocampo. È quello ti voglio dire. Quindi invece se ne metti un altro sull'esterno, lui ha provato a farlo con il libico, come si chiama? Con Benalì. Però no, ma sono diversi, cioè voglio dire, mettere Balzani al posto di un attaccante puro significa che tu fai una scelta conservativa. Sì, però Balzani a metterlo lì all'esterno, no, deve cambiare, deve un po' Balzani. Chiaro, esterno però un po' copriva la fascia, ecco, più la fascia, capito? Deve risolvere il problema Brugman, perché questo ragazzo bravissimo, simpatico, elegante, signorile, signore, solo sprazzi. Però è così, non si sa ancora, non si è definito ancora che ruolo ha e cosa deve fare. Certo. Non è un leader psicologico, perché non lo è un leader tecnico, ha un buon piede, un buon palleggio, fa anche delle belle cose. Come no? Però nei momenti in cui non c'è, oggi le partite e le altre volte che stai vincendo 2-1, se uno ha gli attributi giusti al momento giusto, certo, e vedrai che la partita è difficile che la perdi, se mandi a quel paese qualcuno, se gli dai un calcio nel sedere, per dire, no, non voglio apparire come Gattuso, perché non lo sono. Gattuso dice bisogna mangiare la terra, insegnami a giocare prima di tutto. Poi la terra me la mangio a casa. Assolutamente. E tutto qua. Ecco, quindi c'è troppo. Zeman è in momento di difficoltà e anzi accentua la sua mentalità. Via, avanti, te l'ho ripetuto per la terza volta, oggi Barone ha detto sul 2-1 per noi, ha detto che Zampano e Del Sole, voi restate avanti mi raccomando, l'ha detto alla televisione, non l'ho detto io. Allora andiamo al telefono, pronto Rete 8 Sport? È caduta la linea, sì, perché lui poi aveva detto, Zeman, a fine partita, dopo la gara con la Ternana, che l'errore della squadra era stato sul 2-0 di ritirarsi. Sì, e quindi che e vuol quindi... dire? Prima che porti il nemico in casa, gli avversari che vanno là, e secondo che lasci uno spazio a metà campo, restando lì dove gli altri si inseriscono. Ci vuole il giusto. Però oggi la squadra è andata a metà campo, poi si è creato il patatrac tra Zampano e Fornasier. Quindi insomma... Tutto. Assolutamente, ci vuole sicuramente maggiore equilibrio. Andiamo al telefono, pronto Rete 8 Sport? Ciao Massimo, buonasera, sono Stefano da Pescara. Ciao Stefano. Avevo chiamato la settimana scorsa, purtroppo è accaduto quello che tutti noi non volevamo e penso che siamo nei guai. Purtroppo parliamo ogni volta di errori tecnici, ma mancanza di personalità. Il dato, secondo me, è che questa squadra è stata costruita per l'ennesima volta molto molto male, e il fatto che non riusciamo a mantenere mai il risultato è la dimostrazione. Non è una squadra per Zeman, deve stare uguale. Che dire? No Stefano, io sono d'accordo con te, io l'ho sempre detto, è figlia di un compromesso questa rosa, però oggettivamente Stefano, con questa squadra devi fare di più. Sì Massimo, ma... Cioè non puoi prendere 4 gol a partita, 3 gol a partita. Ecco, questo ti voglio dire. Cioè siamo d'accordo su questo, cioè con un organico del genere devi fare di più. Massimo, è un organico di bravi giocatori, ma non ci sono i campioni, no? Questo è chiaro. Sì. I campioni li abbiamo avuti 5 anni fa. È una squadra discontinua perché è piena zeppa di giovanissimi. Ma dove c'è, che sono alla prima esperienza. Cioè dai, oggi abbiamo giocato con N Primavera, cioè scusa se lo ripeto, ma la società è la prima colpevole, non Zeman. Che tipo di programmazione sta facendo la società? È inutile che stiamo a pensare allo stadio, a dire che qui, là, negli ultimi 5 anni lui è stato il migliore presidente che mai la storia del Pescara abbia mai avuto. È un disastro, non c'è programmazione. L'anno prossimo con chi giochiamo? Se ne tornano tutti quanti all'Inter, al Milan, all'Atalanta e alla Roma. Con chi giochiamo l'anno prossimo? Non c'è un progetto tecnico. Questa è la verità. Se no ogni domenica stiamo a commentare gli errori di quello e di quell'altro. Giustamente voi dovete fare l'analisi critica della partita. Ma qual è il progetto? Tra l'altro, scusate, leggo gli articoli, non voglio stare a fare qui
le analisi di bilancio, ma leggo articoli sul Corriere della Sera che Pescara avrebbe 7 milioni e mezzo di perdite. Sì. Dopo l'anno scorso col paracadute e tra l'altro una campagna acquisti deludentissima, non è che l'anno scorso abbiamo fatto chissà quali acquisti, no? Sì. Dove stanno 7 milioni e mezzo di perdita? Che cosa abbiamo fatto per avere 7 milioni e mezzo di perdita? E chi le ripiana? Ecco perché mi dico, oggi hai perso pure oggi, non abbiamo gli equilibri, non abbiamo l'esperienza, non abbiamo la personalità, come diceva Bruno, manca la cattiveria in certi momenti. Non puoi prendere due gol all'88esimo. Certo. Sei stato sfortunato, la partita finiva 2-2, ma non puoi perdere 4-2 agli ultimi 3 minuti. Cioè la squadra proprio crolla. Perfetto. Comunque no, è giusto quello che dice. Grazie, cioè, Stefano. Stefano, però la squadra Zeman, questi giovani, l'ha visti Zeman col suo consulente Pavone. Non è che la squadra. La colpa della società è non essere riuscita a smaltire tutta quella banda lì, per cui Zeman si è trovato anche a lavorare con 31 giocatori, 32. Io ho fatto un po' questo, ho fatto anch'io questo lavoro. Non c'era cosa peggiore che avere dei giocatori in esubero che ti mugugnano quando fai allenamento, che ti guardano storto se gli dici di fare un giro di campo. Infatti Rosa, figlia di un compromesso, è proprio per questo, no? Perché c'erano molti giocatori che secondo diciamo così, la volontà di Zeman dovevano andare via. In traccia il lavoro, è chiaro, non c'è niente da fare. Su questo siamo d'accordo, però la squadra oggettivamente, Bruno, in queste ultime 8 partite ha fatto poco, soltanto una vittoria, insomma ha il dovere, sì, però dall'inizio, un organico del genere, di fare qualcosa in più. Io non dico, questa è una squadra, secondo me, io l'ho sempre detto, è una squadra che ha problemi a centrocampo soprattutto, in difesa non ne parliamo, ma se il centrocampo non fa filtro la difesa va sicuramente in difficoltà. In attacco, meno male che c'è Pettinari che ha fatto 12 gol, ma non è che abbiamo giocatori in grado, voglio dire, di cambiare il corso degli eventi, cioè sono buoni giocatori, sì, ma questa, ma è una squadra, dire, che può fare al massimo i playoff se ci arriva. Sì, ma se qualcosa cresce in più di fastidio, eccetera, l'ha dato anche questo numero eccessivo di giocatori. Io ho visto allenamento o due. Ho visto che il campo è rettangolare, assolutamente. Si dovevano mettere tutti sulla fascia lunga, certo, del campo, perché non c'entravano in quella più questo stretta, sì, della porta. Questo non allora, ha agevolato. Ma io, quanto l'allenatore, mi davo un fastidio quando vedevo gente, perché quella gente che è in più si ma allena così, tu vedi che ridacchia con quello a fianco, vedi, ma che, poi, ma vedi poi che si mette a maggior dietro, ragione se ci lavora male. Se ci riferiamo a un allenatore come Zeman, che ha delle metodologie particolari. E quindi, che è un perfezionista, e quindi, esatto, ha bisogno di parlare con uno non può parlare con 31, con tutti i difetti che ha anche Zeman, certo, perché per l'amore di Dio, tanto di cappello, ma tanti di difetti. Cioè, ma quando tu hai un gruppo sin dal ritiro di 30, 32, 34 giocatori, ecco, se la società avesse avuto più fortuna nel piazzare questi giocatori, sicuramente saremmo andati un pochino meglio. Fermo restando che se adottasse qualche accorgimento in quello più, l'abbiamo dato allora, per tutta la sera per scontato. Esatto. Quindi, questo è poco ma sicuro. Allora, è finita alla Spezia, diamo anche il finale di La Spezia. Spezia batte Foggia 1-0 e a questo punto vacilla fortemente la panchina di Stroppa. Se ne parlava la vigilia, in caso di ulteriore KO sarebbe potuto scappare, insomma, l'esonero per il tecnico, l'ex allenatore del Pescara. Ha deciso Gilardino al 31esimo del primo tempo. Vedremo che cosa accadrà a Foggia, però una situazione anche qui molto particolare. Il Foggia ha 18 punti e terz'ultimo in classifica insieme con la Ternana che oggi ha pareggiato in casa con il Parma. Dunque Spezia batte Foggia 1-0, lo Spezia sale a 23 punti, vero Dino? Abbiamo già aggiornato la classifica in tempo reale, sì, mi pare, perfetto. Quindi Spezia a 23 punti aggancia il Novara, che ha evitato quella che sarebbe stata la sesta sconfitta interna stagionale al 94esimo, il confronto interno con la Cremonese di oggi alle 12.30, autogol sfortunato di Dos Santos Clayton, ex difensore del Crotone, in forza alla Cremonese. Giusto il tempo per ricordare che il Teramo domani affronterà
il Fano, una partita fondamentale in chiave salvezza per la formazione biancorossa. Tra l'altro ci sono due defezioni importanti, quella del portiere Calore e della difensore Caidi. Esordirà in campionato l'ex portiere dell'Avezzano Lewandowski, dal primo minuto probabilmente Milillo, scuola Pescara, ex San Nicolò, classe 97. Il sistema di gioco sarà il solito 3-5-2 con Barbuti e Foggia a comporre il tandem d'attacco. A sinistra giocherà come laterale Pietrantonio, dunque Varas verrà accentrato nel cuore del reparto nevralgico insieme con Ilari e De Grazia, assente anche Amadio per motivi di natura fisica. Nel Fano, il Fano ha vinto l'ultima partita con la Triestina, è allenato da Oscar Brevi, che tu conoscerai. Sì, io conosco. A proposito di Triestina, gioca il nostro ragazzo, l'ala che era a Teramo, era nostro, come si chiama? Ventola. No. Ah, tu dici il terzino? L'ala, la puntarella. Che vabbè, ma ce ne sono, Paolucci. No. Da chi? Del Teramo? Petrella. Petrella. Petrella gioca nella Triestina. Dico, ah sì, no, pensavo del Teramo. Hai parlato, no, di Triestina. Sì, ha fatto, credo, 3 o 4 gol. Non è, io sono amico del padre. Non viene mai schierato, diciamo che non gioca da titolare, però entra spesso in corso d'opera e ha deciso anche diverse partite. Scusa, è un ottimo giocatore, un classe 93, secondo me può fare ancora una buona carriera, anche perché è giovane, 24 anni. Dobbiamo chiudere, ci dicono dobbiamo chiudere dalla regia. Grazie davvero a Bruno Pace, 22:32, grazie soprattutto al nostro Dino D'Angelo, a voi per l'attenzione, buona serata. Oh,